Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi è lunedì, per cui inizia un altro weekly vlog. E se volete sapere che cosa succederà durante questa fantastica settimana insieme a me, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale, soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Allora raga, due secondi prima di partire. Da oggi inizia una full immersion di lavoro che mi hanno chiesto di fare, che non c'entra niente col canale, per cui praticamente da oggi si parte con un periodo allucinante. Ah, tra l'altro vi faccio vedere, questi sono braccialetti del mio shop e anche agli orecchini mi sta arrivando un botto di roba. Domani vi voglio fare un unboxing. Per cui, oggi funzionerà così, vado in questo posto, praticamente mi hanno chiesto di fare da stylist per degli spot simil pubblicitari, non so se posso dire il nome dell'azienda, comunque un'azienda famosissima, e mi hanno chiesto di fare la stylist, per cui adesso vado a scegliere la capsule collection con la quale fare gli outfit. Devo realizzare quasi 100 outfit, per cui sarà un delirio. Comunque è un lavoro che mi piace molto fare, io lo faccio già per me. Ogni volta che praticamente voi vedete un haul, in realtà dietro c'è tutto un lavoro di styling apposta che io faccio ovviamente per le aziende con cui collaboro, che mi chiedono di scegliere dei vestiti, di creare una capsule collection da farvi vedere. Quindi, una capsule, scusate, ho già verso. Oggi sono talmente stanca, sono sveglia da stamattina alle 8:30 e ho già fatto veramente l'impossibile, per cui farlo anche male. Per cui vado in questo posto dove ci sono tutti i capi d'abbigliamento che io posso scegliere, creerò i primi 20 outfit, sì, i primi 20 devo creare oggi, dopodiché se finisco presto passo da Primark che devo fare un cambio e dopo torno a casa. Domani però vi voglio fare un very big haul perché praticamente mi sono arrivati un sacco di pacchetti, alcune cose che ho comprato io, altre cose che mi sono arrivate dai brand, ma voglio farveli vedere tutti subito perché sono delle robe pazzesche, per cui per voi praticamente sarà questione di qualche secondo, per me sarà questione di farlo domani, ma state lì perché ci sono delle robe veramente pazzesche. E anche tra l'altro ho fatto shop in un negozio famosissimo di TikTok proprio per vedere se erano vere le cose che dicevano eccetera eccetera, e mi è arrivato l'ordine, per cui vi farò vedere. Io adesso vado, noi ci vediamo presto, ciao! Tra poco vado a mettermi sulla tinta, ma volevo farvi vedere cosa mi è arrivato da Amazon. Tadà! Le colazioni del campione. Allora vi faccio vedere questi che sono i mini cake al cioccolato. Questi qua, esattamente come questi che sono al limone di cereal, sono senza zuccheri, ma guardate dietro, volevo farvi vedere questa cosa, hanno carboidrati di cui zuccheri zero, vedete? I carboidrati di questo pancake sono tutti polioli, li vedete? Per cui tendenzialmente credo che possano andare bene anche per chi fa la keto, ma comunque non hanno zuccheri, ovviamente senza olio di palma, eccetera. Stessa cosa questi. Questi sono biscotti, fior di cacao. Li prendo su Amazon semplicemente perché costano di meno e mi arrivano direttamente a casa, quindi non devo neanche stare, anche perché non li trovo in qualsiasi supermercato. È per quel... In realtà ho iniziato a cercarli su Amazon proprio perché non li trovavo. E quindi ho preso anche questi, fior di cacao, sempre senza zucchero, e i zuccheri sono polioli qua. E praticamente ho preso 4 al limone, 4 di biscotti e 4 al cacao, così per un altro mese siamo assolutamente a posto. Io adesso vado a farmi la tinta, ciao ciao! Bella raga, è martedì e oggi sono in ritardo, leggermente, però rischio di essere veramente in ritardo e non mi piace, sapete quanto io odio arrivare in ritardo, per cui schizzo a fare le unghiette. Ebbene ragazzi, sono arrivata, finalmente ho trovato anche il mio posticino libero, strano, di solito giro un pochettino per il parcheggio, invece stavolta tutto libero e sono stracontenta. Questi occhiali li trovate sul mio shop, raga, sono innamorata
delle novità che sono riuscita a mettere nello shop. Sono veramente letteralmente innamorata. Noi ci vediamo dopo, non vedo l'ora di cambiarle. E raga, manine fatte, stupende. Ho fatto un baby boomer e le ho tenute abbastanza lunghe. Ho fatto anche i piedini, ce li avevo distrutti. Devo fare un po' di foto, mi stanno arrivando gli anellini dello shop. E quindi ho detto, senti, facciamo anche i piedi. Adesso voglio fare un po' di foto dove appunto vi faccio vedere i nuovi arrivi dello shop. Ci sono un sacco di anelli per i piedi, per cui non vedo l'ora che mi arrivino e poi ve li farò vedere. Io adesso passo a ritirare un po' di pacchi, per cui ci sarà un unboxing allucinante domani mattina. Lo farò domani perché è l'unico giorno in cui riuscirò a stare a casa, perché devo lavorare da casa e avrò pieno sole. Perché poi il tempo che adesso vado a ritirare i pacchi e torno a casa ci sarà già praticamente buio, per cui preferisco farveli domani col sole, anche perché mi sono arrivate delle cose stupende. Lo so che vi dico sempre così, ma veramente mai come quest'anno. Ci vediamo dopo, ciao! Ok raga, sono un pochettino così oggi perché mi sono svegliata che non stavo bene, mi è anche venuta la febbre sulle labbra e... Quando mi viene la febbre sulle labbra perché proprio sono arrivata al limite dello stress, della stanchezza e di tutto il resto, quindi... E non mi va perché ho tante cose da fare, cioè, sono ancora in pigiama, ma non perché non abbia fatto niente, è da stamattina che lavoro, adesso sono le 4 del pomeriggio, ma è da stamattina che lavoro come non so che cosa, da stamattina alle 8 e mezza, però davvero... Cioè, sembra che più roba ho da fare e più il mio corpo mi dice no, assolutamente non farlo. Vabbè, comunque adesso vi faccio vedere, adesso giro la videocamera, vi faccio vedere tutti i pacchettini che mi sono arrivati perché ve l'avevo promesso e poi niente, vabbè, poi vediamo cosa fare. Tra l'altro oggi è il compleanno di Mister X, stasera andiamo a mangiare dai suoceri, però vorrei organizzargli qualcosa, però nei prossimi giorni perché siamo tutte e due presi tipo di lavoro e lui comunque non c'è mai, per cui non è che posso organizzare una festa senza che lui ci sia. Quindi boh, se avete qualche suggerimento scrivetemelo qui sotto, intanto vi faccio vedere l'unboxing. Ok, allora, prima vi faccio vedere le cose che sono arrivate dal mio negozio. Non so se girare giù la videocamera o meno. Comunque il primo pacco è questo, mi è arrivato così. Ho deciso di aprire una sezione dedicata alle spose, anche perché ho trovato dei fornitori che spediscono in tempi veramente molto brevi. Queste mi sono arrivate in 15 giorni. Allora, ovviamente tutte incartate in questo modo, in realtà il pacco era ancora più incartato. Si tratta di corone. Allora, questa è una parure. Poi adesso vi faccio magari un po' di riprese. Questa è una corona rossa. Beh, raga, stupende. Questa è la tiara che praticamente aveva su Meghan Markle quando si è sposata col principe Harry. È uguale, praticamente identica. Ovviamente non è d'oro, non è di diamanti, però è lo stesso modello. Poi abbiamo questa, che è rosa, con i cristalli sempre rosa. E poi abbiamo questa, che praticamente è una corona elfica. Ah, ok, era il contrario. Ovviamente vanno sistemate a seconda della forma della propria testa. Comunque, giusto per farvi vedere che si mettono, è così, ok? Adesso queste me le vedrete indosso per qualche servizio fotografico perché le ho comprate apposta per alcune cose che devo fare con dei vestiti particolari. Che bella questa, madonna. Bellissima. È stupenda. Allora, partiamo dalla parure, che è questa, con la collana che è fatta così, ok? Gli orecchini, e la corona, che è una semicorona, nel senso che non arriva fino a dietro, è solo la parte davanti. Io ho scelto questa di oro bianco e perle e strass, però c'è in tanti colori, ci sono in tanti colori, c'è in oro rosa, in oro giallo, con le perle, senza le perle,
e ci sono tantissime parure. Vorrei farvi vedere i dettagli che ovviamente per quello che è il costo sono veramente splendidi, quindi non... Forse qua sotto la luce si vede meglio. Ok. Poi qui abbiamo la tiara di Meghan Markle che vi dicevo. E questa è una corona completa, nel senso che vedete arriva dietro proprio. Vedete che lì c'è l'appoggio per l'orecchio. È tutta completa su tutta la testa. Quello è l'appoggio per l'orecchio. Poi ci sono ovviamente dentro anche i gancetti per fermarla. Ed è stupenda. Anche questa, se riesco, ve la faccio vedere qui al sole. È stupenda per un servizio fotografico, anzi più servizi fotografici, per appunto matrimonio, feste, diciottesimi. Cioè, secondo me queste cose sono stupende. Vale più una corona che un vestito spettacolare. Poi abbiamo questa, che anche questa è una corona intera. Sempre arriva dietro e ci sono i gancetti per attaccarla. Ed è stupenda, fatta di, insomma, pietre rosse tipo rubino e pietre nere. Con questo metallo oro e nero. Anche qui ve la faccio vedere al sole, perché sennò non so se si capisce bene. Guardate che meraviglia. Cioè, secondo me sono meravigliose queste, non me le aspettavo così belle. Poi abbiamo questa, che è un po' la più imperiale. L'ho presa perché praticamente il vestito con cui voglio fare le fotografie è tipo un vestito rosa, anzi sono due vestiti rosa, e sono un po' semplici come vestiti, sono i vestiti più semplici che ho di questa categoria. E quindi ho detto, va, prendiamo la corona più complicata per il vestito più semplice, però non me l'aspettavo così imperiale. Guardate che bella, oro rosa anche qui, i cristalli sono tutti rosa, rosa antico e rosa chiaro, però sempre antico, rosa antico chiaro e rosa antico scuro, con questi dettagli tipo delle foglie, tutte incastonate di brillantini, di pietre, insomma, brillanti, pietre sbralusente, come le chiamo io. Ditemi se non è meravigliosa questa collana, proprio tipo imperiale. È stupenda. Sono anche molto pesanti, cioè non estremamente, però comunque sono pesanti, quindi si capisce che sono veramente tutte fatte proprio bene, ecco, non sono fatte così alla carlona. In ultimo abbiamo questa elfica che vi ho fatto vedere prima, che l'ho messa su. E anche questa è stupenda, questa esiste in oro bianco, io l'ho presa in oro giallo perché il vestito con cui la voglio utilizzare per il servizio fotografico ha un dettaglio in oro giallo e quindi ho detto utilizzo questa corona più quel vestito che è bianco e niente, la adoro. Anche qui i dettagli delle foglie e i ciondolini in cristallo. Questa c'è anche appunto in oro rosa e oro bianco, vi avevo detto. Poi ce n'è anche un'altra, sempre della primavera, che la volevo... Ecco, guardiamola qua, senza che venga abbagliata dal sole, che la volevo provare, però vabbè, più avanti, perché sennò mi riempio la casa di corone e non è proprio il caso, ecco. E questo per quanto riguarda soprattutto la zona spose, perché io me lo immagino proprio le spose con queste corone, cioè per me... Allora, io al mio matrimonio avevo la mantiglia, però immaginatevi una mantiglia con la corona così, che è una semicorona, poi ci sono anche più piccole di questa, però con una corona così sarebbe stata davvero benissimo, altro che principessina. Che bella, mio Dio! Ed è solo appoggiata, cioè io me la immagino con una pettinatura, mio Dio, è stupenda! È stupenda, raga. Vabbè, vi lascio tutti i link nel box informazioni. Adesso vi faccio vedere il resto perché mi sono arrivate tutte le collezioni estate. Allora, primi arrivi che mi sono arrivati da un fornitore
Queste sono le collezioni ispirate alle sorelle Ferragni. Ovviamente non sono uguali, ci mancherebbe, però hanno l'ispirazione, questo sapore qua. Questi sono gli orecchini. Che carini. Molto carini, non vedo l'ora di indossarli tutti. Assolutamente. Molto, molto, molto carini. Guarda che bello! Ecco, questi sono i dettagli che io amo, perché ci sono le perle, cioè le perle, gli strass, e poi c'è la V, cioè la V, il coso, insomma. Comunque sì, questi sono proprio i dettagli che io amo. E ci sono di svariati colori, svariate forme, svariate, insomma, e ce n'è veramente un sacco. Andate sul sito e guardate anche questi, guardate il dettaglio. Il dettaglio qua degli strass e il dettaglio degli strass anche nel cerchietto. Molto eleganti, ma veramente molto, molto, molto eleganti. Veramente belli, cavoli. Me li aspettavo così belli. Quindi, poi abbiamo questo che è un earcuff. Sì, e ne ho preso solo uno perché in realtà dall'altro fornitore ne ho presi tantissimi. E quindi ho detto, vabbè, qua ne prendo solo uno. Ed è quello che si attacca al padiglione auricolare. Questo è tutto tempestato di strass rosa. Non so se si vede bene. Poi qua ci sono invece quelli ispirati alla famosissima collezione di Chiara Ferragni. Allora, non sapevo se prenderli o meno questi, perché a me le cose copiate non piacciono. Però ho detto, vabbè, innanzitutto vediamole. E poi vorrei vedere anche la qualità, perché a quanto pare quelli di Chiara Ferragni sono stati molto criticati. Io lei l'adoro, per cui assolutamente, cioè, per me è una delle imprenditrici, è una delle icone italiane, e quindi la adoro, ma proprio per la sua storia. E quindi mi dispiaceva questa cosa, che fosse stata criticata per questi gioielli, e volevo un po' vedere. Allora, questi sono quelli ovviamente ispirati che fa il produttore di Heller e non la Ferragni. Poi c'è questa collana i cui cuori dovrebbero essere molto più grandi rispetto a quelli della collana di Chiara Ferragni a cui questa si ispira. Esatto, infatti come vedete ci sono proprio degli strass molto più grandi, vedete, che sono molto molto grandi, però insomma la ricordano perché ha forma di cuore, c'è qua quello rosa, è carina, è carina, è carina. Poi abbiamo l'anello. Una cosa che mi piaceva di questo anello, sempre in stile collezione di Chiara Ferragni, è che dietro si può aprire o chiudere a seconda della misura, perché anche una delle cose, che bello, una delle cose che fa sì che io non metta molti anelli proprio sul canale, è una cosa che insomma faccio raramente, proprio il fatto che magari qualcuno può sbagliare la misura e insomma ricevere un qualcosa che è diverso rispetto a quello che si aspettava, o non poterlo utilizzare, mi dispiacerebbe moltissimo. E poi ci sono gli orecchini, sempre della stessa linea, quella con i cuoricini, e sono così, questi assomigliano tanto a Swarovski più che altro. E questo è il primo ordine, ragazzi, è stupendo, io le adoro queste cose, non vedo l'ora di indossarle tutte, perché non vedo l'ora di metterle, sono stupende, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Comunque, al di là di queste, poi ci sono delle cose molto carine per quest'estate, ve le faccio vedere subito. E ok, allora adesso qua ho messo tutti questi orecchini che mi sono arrivati, li ho messi tutti sul tavolo, adesso magari ve li faccio vedere un po' meglio. Non li ho voluti togliere dalle custodie per farvi vedere come vi arrivano. Per esempio questi sono orecchini, un paio di orecchini, ma qua se ordinate il set vi arriva proprio tutto il set. Questi erano un set da 3 paia di orecchini tutti diversi e mi sono arrivati ognuno nella sua bustina, ma tutti insieme nel set. Ok, io ne ho ordinati tantissimi perché adoro gli orecchini, per me credo che sia l'accessorio che amo di più al mondo. Ma guardate anche che belli, per esempio questi li ho ordinati di svariate misure, no?
E la cosa che mi fa piacere è che arrivino con tutte le coperture, vedete? Le coperture proprio della parte che entra nel buco dell'orecchio. Questi qua sono tre più grandi, più piccoli e più piccoli ancora. Poi ci sono questi con le catene, cioè tipo a stile catena o a stile catenina doppia. Non so se si vedono bene, spero di sì con questa luce. Poi ho ordinato degli earcuff, questi qua li ho ordinati doppi, non so perché li ho ordinati, probabilmente facevano parte di un set, magari li regalerò, tanto sicuramente un po' di questi orecchini poi li andrò a regalare. Poi ho ordinato questi che mi piacciono molto, ve li faccio vedere, ve li apro, e praticamente sono orecchini doppi, nel senso che c'è l'orecchino, ma sotto c'è questo attaccato di spralusenti, che sono più o meno come questi, però questi fatti a catena, ne ho ordinati tanti a catena, Heller Passione Catene, avevo già questi sempre del mio shop un po' più piccoli, non so se ve li ricordate, ma comunque vabbè, questi qua per esempio sono uno bianco e uno oro, cioè uno oro giallo, quello sopra dove si attacca l'orecchio e quello sotto oro bianco. Questi qua sono come quelli che avevo, però sono sicuramente più grandi, molto più grandi quelli che ho, anzi in realtà li ho ancora e sono ancora perfetti. Hanno fatto un anno e mezzo con me, doccia, mare, spiaggia, crema solare, qualsiasi cosa, e sono ancora perfetti. Questi qua sono un po' più grandi e questi qua che sono come quelli di prima, sono praticamente la parte che si attacca all'orecchio d'oro liscia. E poi la parte sotto tutta con i brillantini e mi piace tantissimo. Quindi ne ho ordinati parecchi, tipo con appunto le catene. Ecco, questi qua sono invece più piccoli rispetto a quelli che ho, però sono molto carini. Poi ho ordinato questi che sono a forma di spilla da balia, oro. E poi praticamente ci sono tutti questi piccolini. Allora, questi qua mi piacciono da morire e sono la collezione, quella Boohoo, con il pendolino. Allora, praticamente qua il pendolo è questa stellina, non so se la vedete, ha praticamente lo smalto lilla. Questo qua ha lo smalto azzurro. Questi mi ricordano molto gli orecchini di una delle collezioni di APM Monaco. Ragazzi, non sono collezioni copiate, è che i modelli sono questi, quindi qualsiasi cosa voi andrete a trovare nelle bigiotterie, nei produttori di gioielli, trovate questi modelli qua, che sono quelli che ho preso anch'io. Poi ci sono questi mi piacciono da morire, pensavo che mi arrivassero più tardi, invece mi sono arrivati presto anche questi. Poi ci sono questi a forma di X, vedete? Non so se si vedono bene, ma comunque se volete vi farò un video haul. Questo è un altro earcuff, è stupendo, lo adoro. Poi ho preso questi qui, ma in realtà me ne devono arrivare ancora altri. Questi, anche questi, fanno parte della collezione Boohoo e li vedete, praticamente hanno questo, vediamo se riesco un attimino tramite le, eccolo qua. Hanno praticamente questo arcobaleno con le nuvolette fatto di smalto, quindi c'è la parte oro con l'orecchino e poi lì è fatto di smalto. Poi ci sono tutti questi, queste tipologie, tipo questi a forma di stella, questi a forma esagonale, a forma quadrata, questi a forma rettangolare. Tra l'altro hanno anche gli strass davanti. Comunque vi farò un video haul così ve li faccio vedere tutti nel dettaglio. Poi ci sono questi a cuoricino, guardate che belli. Poi ci sono questi tipo a crocetta, però appunto quelli che si mettono tipo a bottone. Poi ci sono questi earcuff, uno è liscio e l'altro invece con gli sbralusenti. Poi mi sono arrivate queste collane, queste sono stupende ragazzi, anche queste andate a vederle sul sito perché sono meravigliose. Praticamente sono collane formate da più catene, una catena che si mette con quest'altra catena con i cuori, vedete? E mi è arrivata così, poi mi è arrivata in oro con un disegno un po' diverso. Allora, ve le ho messe qui sperando di riuscire a farvi capire come sono fatte. Questo qui ha il gancio più i tre cuori e dietro ci sono i gancini per attaccarla. Allora, c'è praticamente una collanina fatta tutta con questa catena fatta con i tondini, un po' stile anni 60, con questo
con quest'altra catenina col ciondolino un po' più lunga. E poi c'è questa fatta invece con tutti questi cuori, che sono tutti uno vicino all'altro. Poi c'è la catena, quella normale, e quest'altra catena un po' più lunga con il pianeta. E mi piacevano molto anche queste, per cui praticamente le ho prese. E adesso mi arriveranno anche tantissime altre cose sempre dallo shop, per cui vi dico, tenetevi, guardate, tenete d'occhio lo shop, anche perché queste cose sono tutte per l'estate e sono tutte in super offerta per il momento. Poi ovviamente le offerte sono a tempo, per cui ovviamente poi vengono cambiate anche a seconda di quelle che sono le tempistiche delle offerte dei produttori. E comunque questi hanno prezzi tutti super accessibili. Vi ricordo che le spese di spedizione voi non le pagate, ve le regaliamo noi anche con l'acquisto più basso, che non c'è un minimo di acquisto, insomma, quindi anche se spendete un euro sul sito, le spese di spedizione ve le regaliamo noi. Quindi fate un po' quello che volete. Fino al 31 marzo c'è tra l'altro un ulteriore 8% di sconto con il codice 8 marzo in onore del mese delle donne. E che altro dirvi? Io adesso vi faccio vedere tutte le altre cose che mi sono arrivate in questo ultimo periodo, e niente, state lì. E boh, sono riuscita anche a cambiarmi. Ale, ce l'abbiamo fatta. Allora, integratori li ho acquistati io su Amazon, li acquisto regolarmente. Questi sono vitamina D3, 10.000 IU per capsulina. Il video sugli integratori ve lo voglio fare, ma voglio spiegarvi bene, perché gli integratori vanno spiegati, secondo me, in maniera molto corretta, non vanno presi così alla leggera. Due cosine che mi sono arrivate tramite il sito di Octoly. Allora, questo di L'Occitane en Provence, Immortel Reset, Reset Nuit Serum Regenerant. Credo che sia per gli occhi, perché c'è proprio il simbolino dell'occhio. È praticamente un booster rigenerante e riposante, che dovrebbe far riposare. Esatto, Overnight Eye Serum. Quindi è un siero per gli occhi, per la notte. Allora, il pack è stupendo, raga. Guardate che bello. È veramente stupendo. Wow. Non vedo l'ora di provarlo, anche perché L'Occitane è uno dei miei brand preferiti, e quindi non vedo l'ora di provarlo. Sempre dal sito di Octoly, sempre grazie a L'Occitane. Invece questo Overnight Reset Oil in Serum, quindi un siero oleoso, sempre per la notte, e questo qui è il refill. Praticamente è il refill del siero, che la trovo un'ottima idea, in modo tale che si sprechi meno packaging. 50 ml di prodotto, e non vedo l'ora di provare anche questo. Però questo qui è un siero notte, ma non è il siero occhi. Quindi praticamente ho questo per il viso e questo per gli occhi. Carini, molto carini. Grazie L'Occitane e grazie Octoly. Poi, sempre dal mio shop, voglio provarle queste. Praticamente mi sono arrivati i patch in silicone da utilizzare sul viso e sul collo. Questi patch non sono imbevuti di crema né di niente, ma pare che, ve li faccio vedere singolarmente, vedete, c'è questo qui per la fronte, se non mi sbaglio, questo qui è per tutto il viso, fronte, zigomi, bocca, contorno occhi, tutto quanto, e questo qui per il petto, cioè da mettere qua. E praticamente questi patch in silicone, che appunto non hanno prodotti, non hanno cosmetici al loro interno, però aiutano la pelle a non formare le rughe, ok? Quindi ovviamente non potevo non provarle, e soprattutto se funzionano le metterò nel sito, nel mio shop, ovviamente. Me l'ha mandato il fornitore per il momento, vediamo. Ne ho sentito parlare davvero benissimo, ma tra l'altro costano un botto queste cose, ma veramente tantissimo, perché un patch solo, cercando in internet tramite i vari siti, un patch solo di questi lo trovavo a 80 euro, che è veramente una fucilata, perché se li dovete prendere per tutto il viso, cioè, non ve la cavate più. E quindi volevo provare questi. Il fornitore mi consente di fare dei prezzi sicuramente più idonei,
E boh. Poi da Trash and Luxury, brand vestiti con cui collaboro spesso, vedete spesso gli shooting su Instagram, e se non mi seguite su Instagram fatelo, perché il prossimo shooting verrà fatto con questo outfit, jeans a palazzo con questo dettaglio di cristalli e top in jeans sempre col dettaglio di cristalli sulle maniche e con la cerniera, mi pare, dietro. Sì, cioè si chiude a cerniera dietro. È stupendo, ragazzi, quindi se non mi seguite ancora su Instagram fatelo, perché vi farò presto vedere le foto di quell'outfit, e anche il brand veramente merita tutto, soprattutto la collezione primavera estate di quest'anno è stupenda, ma veramente stupenda. Infatti gli ho fatto anche complimenti, gli ho detto complimentissimi, perché vi state superando ad ogni collezione. Ho spostato la videocamera perché oramai il sole iniziava a bruciare praticamente qualsiasi cosa avessi qui di fianco. Vi faccio vedere di Grow Gorgeous, mi è arrivata questa spazzola per massaggiare il cuoio capelluto. Se mi avete seguito negli ultimi video, ma in realtà non so se l'ho ancora pubblicato, vi avevo parlato proprio dei prodotti di Grow Gorgeous, dei nuovi prodotti per il cuoio capelluto. Si stanno concentrando tantissimo per risolvere i problemi alla radice, come si suol dire, ma in realtà in questo caso è proprio letterale il senso, e quindi hanno deciso di firmare questa spazzola, vedete, vi arriva nella loro scatolina Grow Gorgeous. Hanno deciso di firmare questa spazzola con questi dentini, che serve proprio, Dio, per massaggiare il cuoio capelluto. È stupendo questo massaggio, molto 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 rilassante. Questa la potete utilizzare sia con i loro prodotti, quelli proprio apposta per il cuoio capelluto, sia quando vi fate lo shampoo, quindi anche sotto la doccia, eccetera. È un massaggio super super piacevole, grazie Grow Gorgeous. Ovviamente il link a tutti i prodotti, a tutte le cose che vi dico, ve li lascio qui sotto. E avevo letto un commento nello scorso vlog, ve lo voglio dire, ma giusto per fare un po' di polemica. Avevo letto un commento, vlog sempre più corti e sempre indirizzati al commerciale. Ragazzi, no. Allora, io normalmente nei vlog vi faccio vedere quello che è la mia quotidianità, per cui ci sono delle settimane, come settimana scorsa, in cui praticamente sono stata tutto il tempo ad editare video. Ditemi voi cosa dovevo filmare, me che edito i video? No, ovviamente. Per cui è stato corto per quello. Dentro ci sono delle cose commerciali, soprattutto relative allo shop, perché è il mio lavoro, ragazzi. Quindi nel momento in cui filmo vi faccio vedere quelle che sono le cose del mio lavoro, le cose che faccio, e quindi relative anche al mio lavoro. Penso che anche la vostra giornata sia molto occupata dal vostro lavoro, per cui non è una cosa, cioè non è che sto facendo il video pubblicità. Se voglio fare il video pubblicità dove vi faccio vedere dei prodotti, lo sapete che li faccio, e gli metto anche il titolo, ho fatto lo shopping sul mio shop, vi faccio vedere i prodotti di Grow Gorgeous, vi faccio, e lo sapete. Ma quando vi faccio il vlog non è per farvi pubblicità di qualcosa, ma è semplicemente perché vi faccio vedere quello che faccio nella mia quotidianità, e se la mia quotidianità è fatta di lavoro, a parte il fatto che voi penso non abbiate voglia di guardare 50 minuti di vlog di me che edito, vi faccio vedere le cose che faccio, ok? Quindi davvero, veramente ragazzi, polemiche di questo genere sotto i miei video non fatele, perché vi distinguono veramente come persone e fanno capire quanto poco siete, ok? Quanto poco lungimiranti siete, quanto poco riuscite a vedere oltre la vostra opinione, che è piccola così, davvero. Quindi adesso vi faccio vedere tutte queste cose, vi lascio il link nell'info box, ma ripeto, questo è il mio lavoro, ok? Quindi e fa parte della mia quotidianità tanto quanto il vostro lavoro fa parte della vostra quotidianità. Quindi andiamo, e poi per ultimo, anzi adesso vi faccio vedere una cosa, poi per ultimo tengo un'altra cosa, un unboxing veramente molto molto speciale. Allora, ho già collaborato con Nap Loungewear, siccome non mi erano arrivati dei capi, me ne avevano spediti altri che mi sono arrivati adesso dopo che ho pubblicato il video, vabbè, fa niente, stanno avendo veramente molti problemi loro a causa di tutte le restrizioni eccetera, inutile anche che ve lo dica, anche perché sono gli stessi problemi che hanno tutti i siti che spediscono, non solo il mio, non solo Nap Loungewear, non solo, cioè praticamente quasi tutti i siti
che non hanno magari lo stesso giro di Amazon o di Shein, che sono siti internazionali grossissimi, hanno un giro d'affari enorme, ragazzi. Ma se non avete a che fare con un negozio che è così, che è praticamente un centro commerciale mondiale a cielo aperto, purtroppo le spedizioni stiamo avendo tutti gravi problemi, ok? Allora, mi hanno mandato questo set, che so che è un set, ma non so che cavolo ci sia dentro, perché mi sembra un po' strano. Allora, praticamente, questo azzurro turchese, stupendo, e in questo c'era... Ah, ok, sì, allora ho capito. Allora, praticamente, questo è il top. Poi c'è... Loro fanno tutti i vestiti... in naturali, molto lounge, molto da casa, ok, quindi non trendy ma comodi, ecco. Poi ci sono questi pantaloni, guardate che belli, larghissimi, larghissimi e con l'elastico morbidissimo, ok. Questi sembrano vestiti da casa, ma ragazzi, io ci riesco anche con queste cose e tutti mi fanno i complimenti, quindi in realtà... E sopra c'è una roba fighissima, raga, questo me lo ricordo, c'è una roba fighissima che è praticamente uno spolverino lungo fino ai piedi, sempre di questo stesso tessuto e sempre di questo stesso colore, con le maniche molto morbide arricciate in fondo così a palloncino, ed è lunghissimo, raga, è proprio uno spolverino alla vecchia, non so come chiamarlo. Però è stupendo, non vedo l'ora di mettermelo, non vedo l'ora, un po' mi dispiace per il top, perché essendo il top corto, questo qua secondo me, finché non ci sono un po' di giornate un po' più calde, non riuscirò a mettermelo, però è stupendo. Arriviamo ora al pezzo forte dell'unboxing, perché? Perché ho fatto un acquisto in un sito che è super super famoso su TikTok e volevo vedere insomma se era vero quello che dicevano. E insomma, adesso vi spiego. Allora, il negozio in questione è beautyprice.it, Beauty Price, che è praticamente un sito online che realizza queste mystery box che praticamente a 19 euro o a 39 euro quell'altra che ho preso, questa più pesante, praticamente vi promettono di mandarvi a casa cose per cifre molto molto più alte. Io ho scelto due beauty box, questa qui era una beauty box make up da 19 euro e dovrebbe contenere tutti i prodotti luxury, e questa qui invece era una beauty box del valore di 400 euro che io ho pagato 39 euro. Voglio proprio vedere se arriviamo più o meno a 400 euro, non stiamo a guardare l'euro di differenza, però insomma vediamo. Allora, innanzitutto apriamo questa, che dovrebbe contenere solo prodotti luxury, che io ho pagato 19 euro. Tra l'altro Beauty Price ha anche proprio un negozio fisico, credo, nei dintorni di Napoli. Dice che tutti i prodotti che vende sono sono tipo avanzi di merce, ma sono tutti prodotti originali. Quindi vediamo. Allora, e qui troviamo 3D mascara di Bionique. Ah, ok, c'è forse la pallina. Mi piace, lo scovolino mi piace, devo già dire questo. Questo mi piace. Volume, lunghezza e curvatura, e vorrei tantissimo provarlo. Appena facciamo un trucco lo proviamo. Poi abbiamo questo rossettino, credo, di Givenchy 404. È un po' sbiadito il loghino, ma sembra proprio lui, poi pesa anche molto, ed è di questo colore, sì, allora ha il loghino dietro, c'è, e in più è di questo colore molto scuro che non utilizzerò di sicuro in questo momento estivo o comunque primaverile, però è un buon colore. E poi c'è questo fondotinta di Chanel, che però a me sembra tipo un campioncino, perché uno è così, senza scatola, senza tappo. Bah. Cioè, non ha una scatola, non ha un tappo questo fondotinta. Il fondotinta, dietro c'è scritto Chanel, sembra vero, sembrerebbe vero,
Ecco, qua c'è scritto not for sale, quindi non è stato, quindi questo è un campioncino e non è per la vendita. C'è scritto proprio not for sale ed è un tester. C'è proprio scritto not for sale, demonstration tester. Questo non mi fa molto piacere perché comunque, boh, se non è per vendere, non avevo capito insomma che si trattava di tester, cioè pensavo che ci fossero dei prodotti, cioè ci sta. L'ho pagato 19 euro, per cui già solo questo, secondo me, potrebbe valerne molto di più. Vediamo un attimino. No, nuovo è nuovo, perché non esce niente, però. Vabbè, diciamo che mi fa piacere, poi credo che sia della mia tonalità, perché comunque 5301, però non c'è scritto di che tonalità è, non c'è scritto assolutamente niente, però mi sembra abbastanza chiaro. Comunque, vabbè, non avevo capito che c'erano i tester. Ecco, vabbè, fa niente. E poi questa è praticamente quella che ho pagato 400, che ho pagato 39,90 o 39 basta e dovrebbe avere un valore di 400 euro. Andiamo a vedere. Allora, arrivano tutti ben imballati, devo dire la verità, quindi il pack è molto carino e arrivano tutti ben imballati. Come prima cosa vedo questa Hand Beauty Treatment Care di Douglas Shea Butter. È praticamente una crema mani. Provo subito. Buon profumo. Sembra anche molto leggera come crema. Poi vediamo, sempre di Douglas, abbiamo Douglas Men Moisturizer for Healthy Looking Skin. Per uomo, quick and easy, enjoy your life. Questo lo regalerò a Mr. X oggi che è il suo compleanno. Dopodiché vediamo Lancôme Tint Idol Ultra Cushion. Bello. Questo però è il refill del fondotinta Cushion Ultra di Lancôme 01 Porcelain, Pure Porcelain. Sì, ma nì, per il momento, perché voglio dire, abbiamo due prodotti di Douglas che secondo me arriviamo forse a 10-15 euro e un refill, quindi non il fondotinta di Lancôme, ma il refill di Lancôme. Poi qui vedo questo di Yves Saint Laurent 612, tinta labbra, Fresh Glossy Stain, questa qua. Questa mi sembra una full size normale, ok? Ed è rossa, bello questo rosso, mi piace. Allora, i prodotti sembrano effettivamente originali, non mi sembrano insomma non veri. Puzza un po', però. Ed è una tinta labbra rossa. Poi abbiamo sempre Yves Saint Laurent All Hours Foundation Stick. Uno stick fondotinta. Wow, colore super perché secondo me va benissimo con la mia pelle perché è molto chiaro, si tratta dell'Ivory B20, proviamo a vedere com'è. È molto wow, sembra un è molto satinato, la pelle rimane tutta bella morbida. Il colore, secondo me, è molto molto simile a quello che utilizzo io, un po' giallino, però forse anche meglio così toglie le discromie. Bello. Mi sembra veramente bello, l'ho appena usato, quindi è andato via la Y di Yves Saint Laurent che c'era sopra. Questo mi piace molto, vedremo. Poi abbiamo sempre Yves Saint Laurent, cioè tutto di Yves Saint Laurent, numero 17, Tatouage Couture Matte Satin. Quindi è un rossetto satin matte. Bello il pack, molto bello il pack, guardate che bello col tappo oro. E molto bello mi sa anche il colore, cribbio. È abbastanza strano come colore, nel senso che è una specie di arancia, cioè è un corallo molto acceso, ma non mi dispiace per niente, solo che vorrei capire con che cosa lo abbino. È bellissimo questo colore e dovrebbe essere matte e assolutamente non trasferibile. Vedremo, lasciamolo asciugare. Poi abbiamo due blush glossy cheek tint di Ciate London, Ciate, non lo conosco questo brand, forse sarò un po' indietro io. Vediamoli, sembrano un po' leggerini. Ah, ok, sono così, quindi sono blush in crema, scurissimo, ma poi non colora granché. Questo è più rosato, anche questo sembra scurissimo. Secondo me questi sono quei blush estivi stupendi. Ah, wow! Quei blush estivi stupendi, esatto. Che rimangono super super luminosi. Questo qua, boh, sembra un livido. Vabbè,
Vabbè, comunque no, mi piace l'idea, poi bisogna provarla bene perché sbocciato così non ha proprio senso. Però sì, mi piace. Oddio, adesso devo andare assolutamente a pulirmi. Ecco, questo è talmente no transfer che non viene neanche via. Poi abbiamo un relifting serum resveratrol, che è questo qua, che è un siero e sembra anche che sia colorato. Potrebbe essere un siero colorato. Siero e effetto tensore. Beh, li proveremo, ragazzi, perché io adesso non so cosa dirvi. E poi abbiamo questa cipria che è di Marbert. Loose powder, quindi è una cipria setting, cioè per insomma trasparente. E poi abbiamo questa palette No Name, che non me l'aspettavo, No Name. E questa è, boh, questa per me è un no, nel senso che i colori sono anche belli. Ho 5 shimmerini metallizzati e uno opaco, però ragazzi, non può arrivarmi una palette così senza un incartamento. E senza neanche una copertura, vedete che è tutta sporca. Adesso non ci sono ditate sopra, grazie al cielo, però è proprio tutta sporca. Cioè, comunque è un acquisto, non è, cioè, no, questo per me è una cosa che non mi piace. Sapete che sono sempre sincera. E questo era tutto. Mi immagino che questo vlog sarà lunghissimo, anche perché domani, se posso, vi porto a lavoro con me. Ho un lavoro da stylist, devo fare da stylist per degli spot e se posso vi faccio vedere un po' indietro le quinte. Domani starò tutto il giorno, dalla mattina presto fino alla sera tardi, in questa azienda molto grossa e quindi probabilmente se riuscirò a vloggare sarà solo ed esclusivamente per farvi vedere questo genere di lavoro. E anche qua ve lo dico, non è che posso sempre vloggare perché quando ci sono io da sola e vi devo far vedere il mio lavoro da sola, posso anche fare quello che voglio. Ma quando lavoro con altre persone, magari non è neanche il caso di farvele vedere se le altre persone non gradiscono. Quindi abbiate pazienza, siate pazienti. Io adesso vado a prepararmi perché appunto stasera è il compleanno di Mister X e gli vado ad incartare questo fantastico prodottino. E niente, ci vediamo dopo. 7:30 del mattino, sto andando a lavoro. Oggi ho un lavoro come stylist per la registrazione di alcuni spot e per cui niente, devo andare, devo essere lì alle 9, quindi adesso sono le 7 e vado. Ci vediamo, ciao! Ed eccomi qua, sono al lavoro, ho già finito di fare un po' di cose, lì vedete tutta l'arella delle scelte che ho preparato e di qua c'è lo studio, qua c'è la mia postazione, guardate quanto spazio mi hanno dato, wow! E lì dietro c'è praticamente il green back all'interno del quale si filma. E ho già vestito la prima attrice. Quindi è al trucco adesso, trucco e parrucco, poi magari vi faccio conoscere la truccatrice che è molto carina, trucca per MAC, è molto carina, magari ve la faccio conoscere dopo. Ore 9:05, sto facendo andare il bimbi perché sono appena tornata a casa adesso, sono sfinita e quindi adesso aspetto che torni a casa Mister X, dopodiché si mangia e si va a nanna perché io stanotte manco ho dormito. Giornatina intensa, ci vediamo domani. Ciao! Bella raga, è sabato e sto cominciando a fare video. Adesso è sabato pomeriggio, guardate. Prima mi devo truccare. Volevo farvi vedere però questa, diciamo così, questo kit trattamento viso che mi è arrivato da Goodly. È una maschera detox purificante più crema purificante e levigante. È un vero e proprio kit che serve a togliere le impurità della pelle, a regolamentare anche la produzione di sebo e a purificare e levigare la pelle e a uniformare appunto l'incarnato, togliendo anche quello che è proprio la sensazione di unto, di pelle unta, soprattutto nella zona T. Allora, la cosa interessante è che la maschera contiene alga spirulina,
argilla verde e vitamina E. L'alga spirulina ha tantissime funzioni proprio detossificanti e normalizzanti della pelle. L'argilla verde invece asciuga un attimino, io faccio spesso le maschere di argilla perché sono quelle che asciugano. Pensate che l'argilla verde addirittura viene utilizzata per togliere le infiammazioni. E la vitamina E, che ovviamente è la vitamina principale della pelle, di cui si nutre la pelle. La crema invece contiene olio di canapa, estratto di elicriso, acido ialuronico e vitamina C. Per cui insomma sono molto molto curiosa. Grazie mille, soprattutto grazie Gianni e grazie Angela. Angela credo che mi segua anche sul canale, per cui se mi vedi, se stai vedendo, ti ringrazio molto. E io adesso mi metto a truccarmi e ci vediamo dopo. Ciao! Ebbene, trucco fatto, non so se tenere queste mollettine, nel senso che a me piacciono molto, ma non so se secondo voi vanno bene, tipo anche per uscire... O sono solo da trucco? Vabbè, fatemelo sapere. Non so, forse le tengo perché mi piacciono veramente tanto. Vi ho fatto vedere in questo vlog un sacco di cose che mi sono arrivate per il negozio. Vi ho fatto un sacco di haul, quindi vi ho fatto vedere, vi ho fatto uno spacchettamento allucinante. Vi ho fatto vedere insomma un sacco di cose. Mi auguro che vi siano piaciute. Non sono solo del mio negozio, ma anche di altre cose, e non sono sempre collaborazioni o dove ci sono vendite o altre cose, quindi anche per tutti quei criticoni che dicono i vlog sono sempre più corti e tutto fatto finalizzato alla vendita. No ragazzi, i vlog sono quello che io faccio durante la settimana e cerco veramente di mettervi a disposizione tutto quello che sono le mie esperienze, per far sì che magari vi possano dare un contributo in più per fare una scelta, per fare un cambiamento, per qualsiasi cosa. Vi faccio vedere delle cose, non siete obbligati a comprarle. Vi faccio vedere delle cose del mio shop, non siete obbligati a comprarle. Se le comprate ovviamente mi fa piacere, perché è il mio lavoro, perché io ci vivo su queste cose e perché i contenuti che vi offro sono sempre gratuiti. Ovviamente mi riferisco a quelli qui su YouTube. Per cui ringraziate quando avete dei contenuti gratuiti, che si tratti di un minuto, di 12 minuti o di 25 minuti o di 50 minuti. Ringraziate. Poi se non avete voglia di vedere quel contenuto potete sempre skippare. Ma veramente ragazzi, la polemica è proprio sempre molto molto insomma una cosa che non dà niente a nessuno, non è utile a nessuno, nemmeno a voi che la fate. Quindi io vi saluto, adesso vado a finire di fare il mio lavoro, ci vediamo lunedì prossimo, anche settimana prossima sarà una settimana allucinante raga. Seguitemi anche su Instagram perché un sacco di cose ve le faccio vedere su Instagram e perché soprattutto ho iniziato a far scegliere a voi i capi delle collaborazioni, per cui se avete voglia di scegliere con me quelli che saranno i prossimi prodotti da vedere, eccetera, eccetera, seguitemi su Instagram perché li scegliete proprio voi. A me non rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, ma se questo vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto come al solito. Io vi leggo tutti qui sotto nei commenti e vi rispondo anche, per cui sfruttate al meglio la possibilità che avete di scrivere commenti sotto i video, anche perché sono pubblici e riportano il vostro avatar o il vostro nome. A me non rimane che mandarvi il solito mega mega bacio e salutarvi con tantissimo ma tantissimo amore. Ciao.